Ciao ragazzi, eccoci in diretta, benvenuti alla seconda puntata della Botteguccia dei Sigilli. Questa sera affrontiamo qualcosa di veramente eccezionale e unico nella storia del serial killing, se lo vogliamo chiamare così. In realtà si tratta di qualcosa che non ha avuto precedenti da nessun punto di vista. Un caso eccezionale, purtroppo, di quasi 1000 persone che hanno deciso di seguire un caso di manipolazione psicologica e sociale a base politica e pseudo-religiosa, potremmo dire, e che li ha portati a finire la propria vita in una maniera incredibilmente tragica, qualcosa veramente, veramente di unico. Andiamo in sigla, 18 secondi, e ci ritroviamo in diretta e parliamo del massacro di Johnstown 1978 con il Teo Crackapart. Eccoci qua, sigla e arriviamo. Eccoci di nuovo in diretta. Ragazzi, questa sera è qualcosa veramente di inaudito, nel senso che siamo partiti con la prima puntata, anche con la compagnia in diretta di Luca, per dare una sorta di introduzione filosofica, potremmo dire, che andava a presentare un pochettino quello che poteva essere il taglio che vogliamo dare alla trasmissione. Un taglio sicuramente, abbiamo detto, non gossiparo in nessuna maniera, al di là poi delle nostre, insomma, partecipazioni particolari, delle chiamate laggiù negli inferi, eccetera. Vedremo se anche stasera ci risponderà lo zio Lu, ma andiamo al centro della questione. Intanto io saluto i primi che sono in diretta con noi, saluto Rob, saluto Marco Rossi, ok, fantastico, conosco questa storia grazie al video della canzone dei Cults, Go Outside. Grazie Bruno per essere in diretta con noi. Che dire, ragazzi, il reverendo Jim Jones, io ve lo faccio vedere subito perché poi volevo strapparvi una risata iniziale prima di andare a raccontare di questo personaggio incredibile. Eccolo qua. Volevo strapparvi una risata iniziale fondamentalmente perché il reverendo Jim Jones, ciao Gnoma innanzitutto, il reverendo Jim Jones è stato qualcuno, una persona veramente eccezionale dal punto di vista dell'ottenere l'obiettivo che si è preposto nella vita, ovviamente un obiettivo malato, e ha in qualche maniera i tratti, la scelta del vestiario, al di là della tonaca, al di là del suo tratto sacerdotale, del serial killer, a partire dagli occhiali. Ma io volevo strapparvi una risata perché
Ovviamente, se guardiamo un confronto con il nostro magnifico Corrado Guzzanti nei panni di Snack il Predicatore, non ci siamo poi tanto lontani, però ecco, quello che noi andremo a trattare questa sera è qualcosa di inaudito, perché si tratta di un personaggio che ha avuto sicuramente un'infanzia tagliata e definita da una serie di problemi che non sono poi estranei alla maggior parte dei serial killer, che non sono estranei alla maggior parte dei criminali seriali e delle persone con un disturbo di tipo narcisistico e istrionico della personalità, ma è una persona che è stata capace nella propria vita di portare 1000 persone a bere il cianuro. A bere il cianuro all'interno di una soluzione di succo di frutta, o meglio, una soluzione al succo d'uva, qualcosa di terrificante. Ma chi è Jim Jones? Jim Jones è un personaggio nato nel 1931, è un personaggio che ha un caleidoscopio in gioventù di disturbi che voi non potreste neanche immaginare. Nella maggior parte dei casi si tratta di disturbi che potrebbero anche portare a farci una risata, nel senso che quando sentiamo parlare di un personaggio che insomma si sporge dal tetto all'età di 11 anni perché è convinto che Dio gli abbia dato la possibilità, la capacità di volare, e ovviamente precipita al di sotto e si spacca una gamba, noi stiamo parlando di qualcuno di cui potremmo ridere veramente, potremmo richiamare il nostro Corrado Guzzanti. Il problema è che questa persona ha sviluppato una personalità che è diventata una delle personalità più fini dal punto di vista della manipolazione mentale, sociale, politica e religiosa che siano mai riuscite a intortare, usiamo questo termine, una quantità incredibile di persone a partire dagli anni 50 negli Stati Uniti fino al tragico epilogo del 1978. Nasce in Indiana, la gioventù è fatta di una serie di disturbi che sono principalmente dati da una mancanza totale di empatia, una mancanza di attaccamento materno, una presenza paterna che era tra l'altro un reduce della prima guerra mondiale con diversi disturbi di salute e un membro del Ku Klux Klan, una serie di informazioni al di là della convinzione di avere dei superpoteri che portarono Jim Jones, anche grazie alle conoscenze di famiglia, ad avvicinarsi in maniera in età molto giovane all'insegnamento di diverse discipline in realtà della Chiesa, fra presbiteriana e diversi tipi di chiese luterane e apostolari che esistono negli Stati Uniti, e venne portato a mischiare questo tipo di contenuti con delle dottrine sociali in età estremamente giovane, in adolescenza, e delle letture miste che andavano da Hitler a Stalin a Marx a Mao. Tra l'altro fu sua una delle frasi: il mio vero idolo è Mao, e lo vedremo in seguito definire il fatto che lui, il suo credo politico di stampo socialista e poi comunista, doveva essere necessariamente portato a termine negli Stati Uniti, portato in evidenza in una maniera sola, poteva usare un solo sistema negli Stati Uniti, che sapevamo grazie alla dottrina McCarthy e a tutto quello che accadeva in generale alla caccia al punto rosso, l'unica maniera per Jim Jones era quella di infiltrare la Chiesa in una maniera più o meno profonda. Le doti di manipolazione e le doti di narcisismo di un personaggio come Jim Jones furono chiare fin dalla prima adolescenza, in ogni caso. Così come la sua partecipazione ad ambienti che negli Stati Uniti abbiamo detto essere del tutto vietati e cacciati come una vera caccia alle streghe, come accadde nel 1500 e nel 1600. Tutta la sua partecipazione al Partito Comunista e la vicinanza con le dottrine di Malcolm X e di Martin Luther King in seguito fu evidentemente tenuta sia in segreto prima e poi incredibilmente controllata dai servizi segreti americani. Ciò nonostante, all'interno
di un'organizzazione familiare che gli permettesse di rimettere insieme quello che per lui era stato distrutto in giovane età, ovvero una famiglia, una presenza di una madre e di un padre che si separarono ma che avevano evidentemente dei tratti disfunzionali incredibilmente marcati. Considerate il fatto che, al di là delle faccende del lanciarsi dal tetto e spaccarsi una gamba considerando di essere in grado di volare, Jim Jones sviluppò un amore per la morte, un'attrazione per la morte, per gli animali morti, fino a celebrare dei finti funerali per gli animali in giovane età in maniera continuativa, ad essere preso ad insultare le persone in maniera indiscriminata e con termini lontani da quelli che erano i termini di una persona a modo per quanto concerne la Chiesa. Le punizioni principali che venivano inflitte al reverendo Jim Jones in gioventù erano ovviamente delle punizioni corporali piuttosto violente, soprattutto da parte della madre, al di là della presenza non presenza di un padre che, avendo la tessera del Ku Klux Klan, già rappresentava un punto di non contatto per il reverendo Jones. Lui confessò di non aver parlato per anni con il padre a causa delle aderenze fortemente razziste del padre stesso, e di avere invece quest'altro tipo di rapporto presente, non presente, violento con la madre. La sua attrazione per la Chiesa era la ricerca di famiglia, l'attrazione per il culto era la ricerca di comprensione, una comunità che potesse accoglierlo, e che pian piano lui si rese conto, grazie alle sue capacità di manipolazione, anche probabilmente accoglierlo non semplicemente come un fratello, ma accoglierlo probabilmente come una guida spirituale, ma particolare, perché le letture sul comunismo, sul socialismo, le letture deviate di personaggi già di per sé piuttosto deviati dal punto di vista del collettivismo e di un socialismo che ha portato milioni di morti, come sappiamo, su tutti i fronti, che hanno messo in campo un socialismo di stampo nero, di stampo rosso che sia, questo tipo di informazioni si fusero nel giovane Jones alla ricerca dei reietti, dei poveri, degli ultimi della società, per farne la propria grande famiglia. Man mano che la sua capacità di manipolazione, e man mano che le sue conoscenze, chiamiamole così, in campo sociale, andarono aumentando, il reverendo Jones si rivolse a diversi ambienti religiosi negli Stati Uniti, diversi ambienti religiosi che gli fornirono peraltro un ambiente incredibilmente ricco per rafforzare quelle sensazioni di essere un messia in via di sviluppo, di capacità di guarigione, di capacità di guida, di capacità messianiche generali, in grado di proporre a questo gruppo di ultimi, che lui sceglieva principalmente fra le popolazioni di colore, fra le popolazioni ispanoamericane, fra le popolazioni di persone con, o meglio, fra persone nella popolazione con problemi fisici o con disabilità di ogni genere, persone che potevano essere portate nella terra promessa. Questo personaggio stava elaborando la propria personalità di capo carismatico, politico, sociale e religioso in maniera sempre più malata. Non siamo ancora ai tempi in cui arriveranno le violenze, non siamo ancora ai tempi in cui arriverà un massiccio uso di droga, ma si sta creando la base per essere quel messia che creerà una terra promessa al di fuori degli Stati Uniti, che non potevano comprendere il suo concetto di socializzazione di stampo comunista all'interno di un paese che evidentemente tutto ciò non poteva neanche considerarlo come plausibile o come da tenere fuori dall'oscuro.
Jim Jones già nel 1948 si decise a parlare in maniera piuttosto libera di comunismo e di socialismo ai suoi sermoni, e già nel 1948-49, all'età di 18 anni, conobbe quella che fu la sua futura moglie e incominciò a introdurre all'interno del suo ambito familiare il concetto in realtà dell'inesistenza di Dio. Era già abbastanza chiaro che il reverendo Jim Jones aveva bisogno di una comunità per espletare le sue funzioni, le sue capacità di controllo, le sue capacità messianiche, le sue capacità dittatoriali, che se noi andiamo a vedere tutto sommato non possono essere, come vedremo anche in seguito, essere più di tanto allontanate da quella che è la definizione, da quello che è il giudizio che viene dato normalmente ai dittatori della storia nel momento in cui la loro parabola è trascorsa e sono finiti alcuni in un giudizio popolare, alcuni in un giudizio di tipo militare, altri sono semplicemente stati messi a morte dalla folla. La sua organizzazione militare nel gestire i sermoni si fece chiara fin dalla giovane età ed era fortemente fomentata da una parte dalla lettura di Mao, di Gandhi, un mischione incredibile, ragazzi, cioè qua si tratta di un personaggio che prendeva tutto ciò che era possibile prendere dalle teorie politiche e sociali più prone a essere utilizzate in termini narcisistici di controllo nei confronti di un gruppo, e le metteva tutte assieme. Qualcosa di veramente unico. Presto la sua vicinanza alla povera gente fece sì che il reverendo Jim Jones prese una certa simpatia anche da parte di alcuni politici democratici negli Stati Uniti, che vedevano in lui una vera e propria potenza di instrumentum regni, una vera e propria potenza di strumento di governo di tutte quelle masse che evidentemente per motivi sociali, per motivi di istruzione, non era possibile o non si voleva controllare in maniera diciamo politicamente corretta, ecco, in maniera che passasse da stipendi migliori, da una migliore tutela sociale in generale. Jim Jones emerse piano piano nella posizione di potersi prendere cura di questi ultimi, e fu proprio fra questi ultimi che pian piano la posizione di Jim Jones, che ancora non era stato ordinato sacerdote effettivamente in maniera ufficiale, crebbe, e crebbe fino a creare il manipolo iniziale, il zoccolo duro di quello che si chiamò il Tempio del Popolo, The People's Temple, nel 1952. Questo punto è incredibilmente importante perché il People's Temple fu poi quell'organizzazione che si spostò negli anni della contestazione a San Francisco, laddove andò a recuperare ancora più gente fra le basse leve della società, per poi spostarsi in Guyana per una sospetta, o così raccontata da Jones, inadeguatezza del sistema americano a raccogliere le loro pretese di uguaglianza e di collettivismo. Una collettivizzazione che, tra l'altro, ha un legame con quello che abbiamo detto nella prima puntata del nostro amico, fra virgolette, Ted Kaczynski, una bomber. Amico perché? Perché ci ha fornito una analisi filosofico-sociale sull'andamento della società moderna che decisamente è unica, soprattutto nei termini di quella che abbiamo chiamato sovrasocializzazione, una incapacità di sfuggire dalle maglie morali e materiali del sistema, che fu esattamente quello che, assieme a una grande capacità di manipolazione e una serie di meccanismi propri del marketing, portò il reverendo Jones, più o meno consciamente, a uccidere 1000 persone, come vedremo durante la nostra puntata. Nel frattempo volevo salutare effettivamente Nyoma, che avevo visto qua,
Volevo salutare Antonietta e far notare subito che Antonietta ci dice una cosa che non può essere smentita, che è una cosa, insomma, talmente evidente. Insomma, il connubio prete-politico è quello tutto sommato che noi vediamo quasi tutti i giorni, perché non esistono politici che si comportino non da preti, tendenzialmente, così come non esistono preti che abbiano delle fortissime interessi in termini politici. Quando io dico un politico che si comporta come un prete, evidentemente è un politico, ma anche un membro dell'establishment, anche un tecnico, e ne abbiamo visti tanti in questi ultimi 3 anni di tecnici che si sono comportati come preti, ma in che termini? Se noi continuiamo a vivere nella nostra società con la sensazione che tutto quello che dobbiamo mettere al vaglio della nostra intelligenza in realtà debba essere allontanato dall'intelligenza e considerato qualcosa su cui basarsi in maniera cieca, come se fosse a tutti gli effetti una fede, beh, voglio dire, l'immagine prete politico sostanzialmente è qualcosa che al giorno d'oggi determina uno sfacelo inaudito nei confronti della stragrande maggioranza delle persone. In questo caso lui fu una personalità unica, fu una personalità in grado di imporsi alla gente che non aveva nulla, alla gente che non aveva certezze, alla gente che non aveva direzione, a tutte quelle persone che abbiamo trattato anche nella prima puntata con una bomber e che non hanno modo di andare oltre alla semplice sopravvivenza, che non hanno modo di riempire la propria vita e in alcuni casi non hanno neanche modo di gestire la propria sopravvivenza. Ecco, il reverendo Jim Jones voleva riferirsi con i suoi studi religiosi e con la sua infarinatura rozza e pericolosa di socialismo di entrambi i colori. Intanto vediamo questa simpatica facciotta che ricorda diversi cantanti anche degli anni 60, perfino in Italia, insomma, e anche qualche simpatico attore con quegli occhiali che sono un marchio di fabbrica e saranno un marchio di fabbrica in una marea di serial killer che vedremo e di personaggi strambi che vedremo con il passare delle puntate della nostra botteguccia dei sigilli. Il nostro reverendo Jones mise in campo quelli che sono i principi della persuasione in maniera perfetta, incominciando dagli umili, incominciando dalla creazione del Tempio del Popolo. Cercò di essere ordinato sacerdote e lo ottenne dopo essersi avvicinato, questo è una parentesi, dopo essersi avvicinato a una chiesa americana che si chiama Chiesa Pentecostale dell'Ultima Pioggia, in cui diversi appartenenti fecero una previsione, una profezia di Jim Jones in grado di condurre il popolo degli umili d'America nella terra promessa e fuori dagli Stati Uniti dittatoriali, si avvicinò a una delle formazioni religiose più importanti d'America, i Discepoli di Cristo, che gli diedero finalmente alla metà degli anni 60, lo ordinarono sacerdote. Quindi solamente alla metà degli anni 60, quindi a 35 anni già della sua vita, lui ottenne effettivamente di essere ordinato sacerdote. Tutto sommato questo per lui era fondamentale semplicemente per incominciare ad allargare le sue mire sulla popolazione degli umili. Allargare le mire sulla popolazione degli umili, e dall'Indiana, in cui lui era nato e incominciò a fare i suoi primi sermoni, i primi studi, i primi punti di avvicinamento alla religione, decise di spostarsi laddove era già possibile per lui avere un pochettino di libertà di movimento. Si spostò dall'Indiana in California, nella California che alla fine degli anni 60 poteva tranquillamente accogliere, e vedremo ha accolto anche altri personaggi nell'ambito della manipolazione del pensiero, che avremo modo di discutere in altri
capitoli della Botteguccia dei Sigilli, quella California gli diede una possibilità di trovare della terra, possibilità di trovare decisamente una posizione più tollerante nei confronti delle sue posizioni politiche, a partire anche dall'essere stato ordinato proprio da quei discepoli di Cristo che erano una delle associazioni religiose degli Stati Uniti luterane più tolleranti nei confronti di discipline sociali che tendenzialmente negli Stati Uniti non potevano venire considerate valide. Nel frattempo io saluto anche Inuyasha, grazie per essere con noi, e si sposta in California. Lo spostamento in California avviene nel 1965. A quei tempi la chiesa del Tempio del Popolo, il People's Temple, contava in realtà poco più di un centinaio di adepti. Le caratteristiche di setta, quello che noi consideriamo essere le caratteristiche tipiche di una setta, quindi l'esclusione di contenuti esterni, l'allontanamento dalle famiglie, l'unicità del pensiero, l'unicità dei sermoni, gli obblighi anche materiali che incominciavano a essere imposti dal reverendo Jones ai propri adepti, si sviluppò in maniera estremamente chiara. L'idea di collettivizzazione del reverendo Jones si sposa in maniera perfetta con quel concetto di sovrasocializzazione, di adesione ai concetti morali, materiali, legali di una società che abbiamo visto nella scorsa puntata con una bomber. Si sposa in maniera eccezionale perché non era previsto che i membri del Tempio, che pian piano dal 65 ai primi anni 70 diventarono da circa 100 membri, arrivarono ad avere un picco di 3.000 persone. L'idea di collettivizzazione, di partecipazione ai sermoni e di partecipazione alla vita della setta, che diventa effettivamente definibile tale, sono decisamente strette da parte del reverendo Jones, perché si tratta di una collettivizzazione forzata totale. L'ingresso al Tempio del Popolo, che poteva presentare evidentemente un obiettivo di tipo religioso, morale per molte di queste persone che erano gli ultimi della società, prevedeva però la rinuncia totale a qualsiasi tipo di bene materiale e il lavoro forzato all'interno della comunità. Era chiaro che il reverendo Jones all'inizio degli anni 70 nella comunità di San Francisco non poteva prevedere e non poteva ottenere quello che ottenne dopo con lo spostamento in Guyana e con la costruzione effettivamente della città di Johnstown, dell'insediamento, meglio, della comunità di Johnstown, perché gli Stati Uniti avevano evidentemente dei limiti sociali e vi era un osservatorio importante dei servizi segreti sul reverendo Jones che non permettevano una collettivizzazione e un utilizzo del sermone a scopo politico. Fu nonostante ciò il momento in cui lui incominciò a sviluppare la parte più profonda dei suoi sermoni a sfondo politico-religioso, e la parte religiosa venne sempre di più a mancare. Venne sistematicamente ridotta all'interno dei sermoni e delle partecipazioni dei discepoli al Tempio del Popolo, man mano che essi aumentavano di numero. Tant'è vero che si poteva parlare a tutti gli effetti, a partire dalla fine degli anni 60, di socialismo apostolico. Socialismo apostolico. Lui incominciò fisicamente a utilizzare questi termini, guadagnando l'amicizia dei movimenti pro Martin Luther King, guadagnando l'amicizia, come abbiamo già detto, anche di senatori, di frange della politica staccata dal Senato statunitense, in maniera sempre più netta, e ovviamente ottenne anche degli appoggi politici e degli appoggi a scopo elettorale. Questo come
accade dappertutto, come sappiamo insomma benissimo che sotto casa mia stanno facendo la 500esima simpatica ciclabile, perché siamo il paese delle supermazzette. Non cambia molto in termini del come riusciamo a tenere a bada questo simpaticone che sta facendo della propaganda comunista e socialista vestito da prete. L'idea fondamentalmente era quella. Il problema è che il reverendo Jones aveva qualche vizietto. In questo senso noi possiamo ritirare fuori la nostra simpatica immagine per farci di nuovo una risata del di Guzzanti nei panni di Snack, insomma, trova il tuo signore prima che il signore trovi te. L'idea è un po' quella da parte del nostro reverendo Jones. Fondamentalmente trova il signore prima che il signore possa effettivamente trovare il modo di scoprire che, per esempio, tu te la fai con le ragazzine minorenni o le ragazzine appena maggiorenni, possibilmente anche dei ragazzini, anche se non è mai stato confermato, ma questo non cambia, perché se si tratta di minorenni, le idee, le voci di violenza, le voci di abuso di droghe, le voci di imposizione di abuso di droghe ai membri, così come le violenze per il lavoro forzato all'interno della comunità, dopo essere stati spogliati di tutti gli averi materiali, incominciavano a aumentare di numero. Le domande alle commissioni senatoriali diventarono sempre più abbondanti e il reverendo Jones stesso incominciò a confidare alla moglie Marceline Baldwin e alcuni membri dei propri, alcuni dei propri collaboratori più stretti, che temeva per la sua vita. Fu nel 1970 che il controllo all'interno della cerchia più stretta del reverendo Jones diventò assillante, nel senso che sia dal punto di vista del servizio d'ordine per quanto concerne la setta del reverendo Jones, del Tempio del Popolo, sia per quanto concerne il controllo sui nuovi adepti, divenne decisamente asfissiante, perché la paura del reverendo Jones di essere prima infiltrato e poi eventualmente assassinato da qualcuno mandato dalla CIA per la propaganda socialista apostolica che stava facendo cresceva. Che fossero fondati o non fossero fondati non lo sappiamo con certezza. Gli Stati Uniti sicuramente non sono il paese più liberale del mondo. Rimane il fatto che lui inscenò, perché queste sono le prove, inscenò un tentativo di attentato. Ovviamente fu una farsa di tentativo di attentato a colpi d'arma da fuoco, ma come sempre succede, laddove un dittatore ha bisogno di rafforzare, e vogliamo chiamarlo in questa maniera perché tale era, ha bisogno di rafforzare la propria posizione, evidentemente un bellissimo attentato fallito e una seguente impiccagione, no, non si può, però insomma una messa alla berlina di queste persone terribili che hanno fatto l'attentato, sicuramente è qualcosa che può funzionare. Funzionò ovviamente anche con il reverendo Jones. Ciò nonostante, il reverendo Jones evidentemente aveva una paranoia crescente. Incominciò a fare uso di tranquillanti, di antidolorifici e di antidepressivi in maniera piuttosto smodata. Fu quello il periodo in cui si incominciò a vedere il reverendo Jones indossare questi simpatici occhiali sfumati piuttosto che gli occhiali scuri praticamente a tutti i sermoni. Fu quello anche il momento in cui si incominciò a vedere però una incredibile crescita delle capacità guaritrici del reverendo Jones, nel senso che le persone in sedia a rotelle, ovviamente una sua segretaria istruita per quello che doveva essere le necessità del tempio, si alzavano dalla sedia a rotelle, si mettevano a camminare. Ragazzi, si mettevano a camminare in maniera piuttosto evidente, una persona si mise a correre, c'erano persone che spiccavano il volo dal palco ai suoi sermoni e che parevano riuscire a rimanere a mezz'aria, c'erano persone che recuperavano la vista ai suoi sermoni. Cioè, questa è una persona che evidentemente aveva delle facoltà eccezionali, aveva delle facoltà eccezionali, come poteva averle Adolf Hitler.
aveva delle facoltà eccezionali nel scegliere una serie di criminali che gli facessero da contorno, per quanto criminale era lui. Se si deve definire criminale, dittatore, l'ho già detto, un personaggio come è giusto, come Adolf Hitler, piuttosto che come Mussolini, piuttosto che come Stalin, eccetera, dobbiamo definire a tutti gli effetti, benché malato, possiamo dargli qualche alibi in più, non si sa, potremmo darlo uguale anche a Hitler, dobbiamo definirlo evidentemente un dittatore perché a tutti gli effetti controllava tutti i dettagli della vita dei membri del Tempio del Popolo. Considerate che poco prima di incominciare la costruzione di Jonestown e di questa necessità di spostamento in Guyana, fuori dal territorio degli Stati Uniti, il reverendo Jones ebbe la genialità di costruire il direttorio. Che cos'era il direttorio? Non era nient'altro che un gran consiglio del Tempio del Popolo. Se vogliamo fare un riferimento al fascismo, era un gran consiglio del Tempio del Popolo che conteneva le persone in grado di fare un immediato giudizio sui terribili crimini che i membri del Tempio del Popolo, dei quali i membri del Tempio del Popolo si rendevano colpevoli durante la permanenza all'interno delle strutture del Tempio del Popolo e perfino fuori, quindi in quei pochi momenti di vita libera che potevano avere già, scusate, negli Stati Uniti. Terribili crimini, eh? Cioè, ragazzi, uno dei membri del culto fu richiamato e minacciato di punizioni corporali violente perché aveva gli orecchini. Io avrei preso una marea di bastonate dal signor Reverendo Jones. Non so se francamente, a proposito, mi ero dimenticato, il vicino tranquillo con il grande freezer sarebbe entrato a tutti gli effetti all'interno della setta del Tempio del Popolo. Ho la sensazione che probabilmente non sarebbe successo, ma in ogni caso avrebbe provato a pestarmi perché avevo gli orecchini. Gli orecchini potevano essere portati solamente in numero doppio, uno da una parte e uno dall'altra, da parte delle donne. Stop, finish, non c'era altra possibilità. Questa era una tipologia dei gravi crimini dei quali i membri del Tempio del Popolo potevano macchiarsi e subire dei pestaggi, anche rinomati pestaggi. Okay. Quindi, questo unitamente al fatto che ovviamente, intanto grazie Silvania Tucciarone, grazie mille, io spero che questo diventi veramente una rubrica in cui possiamo parlare di crimine, di cose oscure in maniera nuova, ecco, particolare. Dicevamo, questi gravi crimini, fra cui avere gli orecchini, erano giudicati dal direttorio. Questo direttorio sarà una costruzione sociale all'interno della costruzione sociale socializzata del Tempio del Popolo che verrà ovviamente portata anche in Guyana dopo la costruzione di Jonestown. E fu fondamentalmente un tribunale speciale che vi assicuro non aveva niente di leggero. Ci sono una marea di contributi che è possibile trovare in rete in relazione a le singole, magari lunghe, ecco, riprese relative all'utilizzo di questo tribunale speciale interno ed era qualcosa di clamoroso. Nel frattempo, non dobbiamo dimenticare, assolutamente che il reverendo Jones, era in grado di, dare la vera fede, di dare, l'illuminazione come ogni messia era in grado di fornire in maniera singola, in maniera privata, nella fattispecie in maniera privata alle addette donne, in maniera privata alle addette donne possibilmente minorenni, che erano chiamate a inginocchiarsi nella maggior parte dei casi nel van del nostro simpatico Jim Jones, indipendentemente dalla presenza della moglie, per ricevere, a me sembra di sentire Verdone, a spada de fuoco, questo è, a ricevere l'illuminazione del reverendo Jim Jones. Si
signori, siamo arrivati a 40 minuti di trasmissione e non avete ancora idea di quello che succederà, perché nonostante tutto l'eccezionalità di una persona che sale sul tetto, si lancia e si spacca una gamba perché è convinto di essere in grado di volare, che officia dei rituali per animali quando è bambino, una persona che ha avuto 1000 disturbi e che ha messo assieme una comunità di 3000 persone, le cose, fra virgolette, eccezionali, purtroppo, non sono neanche ancora incominciate. È qualcosa di allucinante. Si tratta veramente, come avevamo detto, di un pezzentone, e dobbiamo dirlo perché questo banner lo utilizzeremo assolutamente per definire ogni volta che avremo una persona, per esempio come questo personaggio qua, e molto di più di altri, molto di più del nostro amico Charles Manson, per esempio qua dietro, di cui diamo anche una veloce rappresentazione ai tempi oramai di oltre processo, quindi un personaggio insomma abbastanza moderato. Charles Manson, per certi aspetti, decisamente più moderato di una persona come il reverendo Jones, era in grado, quindi abbiamo capito, di fornire questa grande illuminazione, questa guida spirituale, questa intensa spada di fuoco, soprattutto alle persone di sesso femminile. Questo era solo un dettaglio del reverendo Jones, al di là delle droghe, al di là degli abusi, al di là delle violenze sui membri, al di là delle violenze sui bambini. Era un quadretto veramente edificante di una persona che utilizzava le caratteristiche del sistema della persuasione, i principi della persuasione e del marketing, per ottenere a tutti gli effetti un risultato. Ora, ritengo che sia importante darvi un'idea, perché secondo me è importante darvi un'idea di uno studio che è stato fatto sul perché sarebbe successo quello che adesso a breve andremo a raccontare, che è stato fatto da una persona e da un libro che secondo me è interessante a tutti i livelli. La persona è il professor Robert Cialdini, eccolo qua. È uno psicologo statunitense e docente di marketing alla Arizona State University ancora oggi, che ha scritto un libro breve ma piuttosto celebre e importante. Questo libro è Le armi della persuasione, come e perché si finisce col dire di sì. Ci sono diverse possibilità, diverse scuole di pensiero che possono parlare del come sia successo il disastro che è successo a partire dal 1974 in poi, perché siamo arrivati più o meno alla creazione di Jonestown. La gestione, l'utilizzazione dei principi della persuasione è stata massiccia, probabilmente conscia, probabilmente inconscia, da parte del nostro reverendo Jim Jones, ma è stata incredibilmente efficace. Nel senso che i principi della persuasione in marketing descritti dal professor Cialdini sono il principio della reciprocità: se io ti do dei doni, se io ti offro delle vie d'uscita, evidentemente tu sarai disposto a seguirmi, punto numero uno. La scarsità possiamo lasciarla da parte se c'è poco di questo prodotto, insomma, le ultime due camere, ok, accaparratevele. Questo è meno importante, ma è estremamente importante il punto 3 e il punto 4. L'impegno e la coerenza, punto 3. Se tu hai incominciato a fare un progetto, lo devi portare in fondo, anche se non ci credi più, però è fondamentale. È la presupposizione che quel progetto sia corretto e tu comunque ti ci sei impegnato, punto numero 3. Su questo è stato fatto molto conto dal reverendo Jones, così come il punto 4, l'autorità e o l'autorevolezza di qualcuno che ti viene a dire che il tuo progetto è stato effettivamente giustificato, ben scelto e lo devi portare a termine fino in fondo. Questi due principi, insieme al principio della simpatia, che ovviamente non è ridotto al fatto della che bello, facciamoci due belle risate assieme, ma è ridotto principalmente per quello che ci interessa, a una comunione di intenti, soprattutto in termini morali,
E l'ultimo punto, che è quello fondamentale, che è il punto della riprova sociale, guardiamoci attorno. Che cosa stanno facendo gli altri? È probabile che quello che stanno facendo la maggioranza degli altri, soprattutto se reso potente da un direttorio, quel direttorio di cui abbiamo parlato prima, sarà probabilmente necessario fare per essere socializzato, per essere collettivamente accettato. Dei semplici principi di marketing che passano innanzitutto dall'impegno e coerenza, dall'autorevolezza di chi te lo racconta e dalla riprova sociale di chi hai attorno, potranno portarti, se isolato in maniera efficace, cosa che il reverendo Jim Jones sta per fare con le nostre povere persone, perché li sta per portare a Jonestown, questa nuova comunità in Guyana, più restringi il campo della possibilità di accesso all'informazione, uniformi l'informazione e vai a dare dei supposti autorevoli interpreti di quella informazione, tu ottieni il risultato. Vi ricorda per caso qualcosa questa roba qua? Questa è l'unica cosa, questa è l'unica concessione che faccio a me stesso, perché poi altrimenti c'è qualcuno che è ancora il direttore di Ground Zero Channel e probabilmente potrebbe sgridarmi, non vado oltre, ma al di là di ciò vi ricorda qualcosa? A me ricorda abbastanza, la riprova sociale soprattutto, sei veramente uno stronzo se non fai così. Magari sei anche pericolosamente pericoloso per la società. Tornando a noi, nel 1974, purtroppo, il reverendo Jones decise di portare questa comunità fuori dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti erano un ambiente in cui la collettivizzazione, le idee morali, la sottrazione dei beni, le violenze sistematiche, l'utilizzo delle persone come automi, come pile, non poteva essere portata a termine. Evidentemente dovevano essere portati fuori dagli Stati Uniti. Fu scelta la Guyana perché la Guyana intanto aveva una larga fetta della popolazione in grado di comprendere l'inglese. Secondariamente vi erano degli agganci politici che Jones avrebbe potuto sfruttare tutto attorno. Aveva già delle comunità tra l'altro anche in Brasile, il reverendo Jones. Non aveva nessuna intenzione di continuare a rimanere negli Stati Uniti, perché la possibilità di un attentato, vero o falso che sia, o la possibilità di essere arrestato come un pericoloso pseudo comunista religioso aumentarono. Dopo qualche anno di opere buone, di abusi, di droghe, eccetera, e una condizione psicologica dello stesso reverendo che peggiorava, si incominciò a costruire Jonestown. Nel 1974 la prima delegazione arrivò a Jonestown per costruire le basi della comunità. Questo fu l'inizio della fine. A quel punto tutte le condizioni più terribili dell'isolamento, della collettivizzazione, delle violenze, dei sermoni che duravano un tempo esagerato e ripetuti durante il giorno, dei lavori forzati, continuativi a favore della società e avvalorati dalla persona unica, dal messia Jim Jones, furono fondamentali per costruire una comunità sempre più coesa per quel meccanismo della riprova sociale, anche per quel meccanismo della riprova sociale di cui abbiamo parlato. Che dire, la comunità diventò effettivamente incredibilmente coesa. Ovviamente molte persone dimostravano di soffrire in queste condizioni. Considerate che di 910 persone che persero la vita a Jonestown quel maledetto 18 novembre del 1978, 304 erano bambini. 304 erano bambini e fecero una fine terrificante. Praticamente non so se qualcuno di voi conosce il modo in cui i vitelli si avvicinano a essere macellati. Ecco, queste sono cose brutte, ma vi farò vedere anche delle foto brutte, perché questo è il programma in cui dobbiamo vedere anche queste cose. Ecco, i vitelli, le mucche, le capre in generale si lamentano e hanno paura molto di più apparentemente.
la convinzione del reverendo Jones li aveva portati ad essere praticamente inermi di fronte alla coercizione totale che li portò anche alla morte. Una simpatica cosa che il reverendo Jones faceva era quello di beccare i bambini che lavoravano poco, bambini al di sotto dei 10 anni che lavoravano troppo poco per la comunità, li prendeva, li metteva a prendere delle bastonate, delle scudisciate con il microfono davanti alla bocca, per fare in modo che dagli altoparlanti di tutta la comunità di Jonestown si potesse effettivamente sentire il lamento di quei bambini. Questo è qualcosa che neanche i Sith di Star Wars potrebbero pensare, essendo nobili fondamentalmente i Sith, non potrebbero pensare qualcosa del genere. Per certi aspetti e in molti casi neppure nei campi di concentramento nazistici fu questo tipo di coercizione mentale. Chiaro che ci furono cose molto peggiori, ma da questo punto di vista l'utilizzo delle tecniche del marketing del reverendo Jones furono incredibilmente efficaci. E le persone si legavano sempre di più. Che cosa successe? Successe che gli Stati Uniti mangiarono la foglia. Gli Stati Uniti mangiarono la foglia e in particolare un membro del Congresso, Leo Ryan, decise di comporre una commissione per andare a vedere effettivamente come stava la gente a Jonestown, perché oramai erano sostanzialmente 4 anni che si univano sempre più persone, tantissimi bambini, che andavano a lavorare forzatamente, rinunciavano a tutte le proprie proprietà, rimanevano inermi di fronte anche a delle prove di suicidio, perché già avvenivano. Jim Jones faceva finta di avvelenare prima i membri del direttorio e poi i membri allargati della comunità, dicendo no, è stata solo un'esercitazione. Queste cose già avvenivano mentre il simpatico Jim Jones metteva via dei galloni di Kool-Aid, di al gusto di uva, per farci chissà che cosa, entro poco tempo probabilmente. Il membro del Congresso Leo Ryan, nel 1978, stimolato da una serie di commissioni d'inchiesta negli Stati Uniti e stimolato da, principalmente dalle famiglie delle persone che erano rimaste negli Stati Uniti, che non avevano assolutamente idea di quale vita potessero condurre i propri cari, che erano fortemente preoccupati per questa cosa, fu spinto ad andare in Guyana. Ci andò e che cosa vide? Vide una comunità coesa, vide una comunità perfettamente condotta e perfettamente armonizzata dalla personalità del reverendo Jim Jones. Un personaggio che mostrò di avere in realtà una capacità di controllo e di convinzione sul proprio pubblico, perché pubblico era, perché di pubblico si trattava, incredibile. Considerate che si trattava di una persona che fece quello spregio agli dèi, no? Di omerico ricordo, cioè il lancio della Bibbia in alto attorno alla gente, dicendo questa Bibbia è caduta per terra, questo libro nero vi ha fatto male per centinaia di anni, vedete che è caduto per terra e nessun fulmine mi ha colpito. Lui era fondamentalmente ateo, non che sia un male essere atei, non essere atei, avere questa religione e quell'altra, non è questo il punto. Lui stava effettivamente agendo come il primo attore davanti a una folla, e questa folla, nel momento in cui il senatore arrivò, si mostrò contentissima. Il problema è che questo durò qualche ora, perché di fronte alle riprese televisive che quasi avevano convinto il senatore Leo Ryan che le cose andavano bene e a fargli dare anche una, come dire, una valutazione positiva dell'intera comunità, le cose cambiarono, perché gli arrivarono dei bigliettini. Qualcuno cercò di far sapere al senatore Leo Ryan che effettivamente le cose non andavano per niente bene. Jim Jones reagì molto male. Ovviamente, alcuni dei membri del People's Temple tentarono, un membro in particolare tentò di aggredire il senatore Leo Ryan con un coltello e cercò di assassinarlo. Il senatore Leo Ryan fu evidentemente deciso immediatamente a portare la commissione, la sua troupe fuori da Jonestown per tornare negli Stati Uniti e trovare un modo per legalmente smantellare la comunità di Jonestown.
Che cosa successe? Successe che sulla pista furono accolti da una gragnuola di colpi, una smitragliata totale delle persone di Reverendo Jones. È chiaro che probabilmente Reverendo Jones non ne sapeva nulla, era la gente che aveva agito per tutelare questa meravigliosa comunità di libertà, di vita in comune, di collettivizzazione, di assenza di pensiero, di assenza di proprietà privata, di assenza di anima in tutti i sensi, indipendentemente da quello che si vuol dare al significato di anima. Chi rimase sulla pista morto, rimase sulla pista morto il senatore Leo Ryan e altre quattro persone che cercarono di sfuggire senza possibilità di farlo. Che cosa successe? Successe che il reverendo Jones a questo punto disse: noi non abbiamo modo di sfuggire, e riprese tutto, signori, riprese tutto. Lui mise in registrazione, abbiamo delle registrazioni audio di persone e qualche ripresa video di persone che si mettevano in fila per andare a fare cosa? A prendere da bere. Perché lui preparò più di 200 litri di una soluzione, come abbiamo detto, al succo d'uva, corretta con il cianuro e corretta con il Valium. Però, e non si può dire che il reverendo Jones non fosse poi così, insomma, era attento alle possibilità, alla sofferenza delle persone, perché ci mise anche il Valium dentro, quindi tu probabilmente non morivi in maniera così facile fra le convulsioni a causa del cianuro, non in maniera totale, insomma, non per la totalità dei membri. Pochissimi scapparono, la maggior parte si misero in fila come vitelli. Si misero in fila come vitelli, ci sono immagini di una mamma in particolare, la prima probabilmente, avvicinarsi, prendere due bicchieri, uno per il proprio bambino neonato, uno per sé, e far bere il cianuro, la bevanda al bimbo non neonato, piccolo, probabilmente 1 anno e mezzo, e poi berlo lei e sedersi sul prato. Intere persone che decisero di morire effettivamente come animali. A questo punto, animali in realtà al macello. A questo punto, questo banner lo rimettiamo. Perché è il momento, senza commenti, se qualcuno di voi è sensibile, non guardi le prossime foto, ma è necessario farlo vedere, perché partiamo da una visione dall'alto della comunità di Jonestown, quel 18 novembre del 1978. Quelli che vedete sono effettivamente corpi di 909 persone che bevvero il cianuro e in molti casi morirono abbracciati come famiglie, attendendo la morte con calma, attendendo le convulsioni, attendendo il passaggio in quello che Jones chiamò, se noi non possiamo, il processo di suicidio rivoluzionario, se non possiamo vivere liberamente, non ci faranno vivere liberamente, allora dobbiamo morire liberamente. Queste sono immagini purtroppo reali, ma dobbiamo farle vedere perché è il caso di far capire fino in fondo, nei piccoli dettagli, che cosa significhi una unione terribile fra una dottrina distorta di tipo socialista e collettivista portata ai suoi estremi, le tecniche di marketing, una personalità malata, una sola, e contemporaneamente una sorta di collaborazione e credenza di stampo religioso. Queste purtroppo non sono le solite immagini da ridere o da film. Ci sono addirittura i bicchieri, ci sono addirittura le bottiglie. Questo è quanto successe a Jonestown. Questo sembra un film di Romero, questo è l'esterno della comunità, ma purtroppo così non è stato. Qualcosa di terrificante. Qualcosa di terrificante indotto, come vedete, dalle tecniche di marketing, dalla personalità malata anche di un singolo uomo nella conduzione di un povero gruppo di persone che non aveva sostanzialmente nulla da perdere, ma neanche nulla di particolarmente valido in cui credere, e cadere quindi nelle tecniche di una pubblicità terra-terra, tutto sommato, ammantata di un po' di religiosità, qualcosa che io vedo accadere sempre più spesso attorno a me nel mondo ultimamente,
è anche un grande appello a cercare di evitare tutto ciò. Johnstown 1978, non riuscì a fare niente di così eccezionale, ripeto, neanche questo personaggio che, di cui avremo modo di parlare, Charles Manson, insomma, nelle prossime puntate. Assolutamente qualcosa di unico nella storia dell'uomo. Assolutamente, Gnoma, che tristezza per, al di là dei corpi, delle morti, eccetera, per la forma, per tutto ciò che è stato prospettato a queste persone che erano gli ultimi e che furono manipolati veramente come, come vitelli. È qualcosa di allucinante. Dovevamo assolutamente parlare di qualcosa del genere nella seconda puntata. Che dire, adesso io direi che c'è un... se avete delle domande, ovviamente io sono qua e anzi vi richiedo sempre di incominciare a interagire, primo perché ragazzi tirare un'ora, intanto bellissimo, è andata un'ora, però se interagite, fate delle domande, commentate, per me è un grande piacere e è un po' il fulcro di questo, e dovete fare anche delle domande, anche eventualmente per proporre dei contenuti futuri. Che dire, c'è qualcosa, c'è una, qualcuno con cui dobbiamo comunicare, abbiamo inaugurato insomma la settimana scorsa questo tipo di comunicazione, che sono sicuro ci possa dire qualcosa di interessante riguardo a tutto ciò. Lanciamo il tormentone, che diventerà un tormentone che prendiamo da un personaggio celebre, celeberrimo direi, il più grande personaggio della musica per almeno 7-8 generi diversi. Lanciamo questo All Right Now, e anzi lo alziamo All Right Now, perché adesso è il momento di andare a vedere il nostro promo e subito dopo una telefonata particolare per voi. A presto. Apriamo i battenti della botteguccia dei sigilli. Il true crime più sanguinario e folle, dai serial killers alle trame del crimine nostrano, le controversie della storia mondiale lette con coraggiosa oggettività. Io sono il Teo della botteguccia artistica Crack Apart e vi condurrò nei meandri della mente. Vi attendo nella botteguccia dei sigilli. Oh, rieccoci qua. Togliamo questo banner che adesso sta rompendo anche le balle. Abbiamo detto che insomma i nostri contenuti possono essere piuttosto espliciti, le foto non le rifaremo vedere, le potete vedere chiunque, qualunque degli amici e anche voi che vorrete rivederci in differita, ma adesso è arrivato un momento particolare, siamo in chiusura perché è il momento di utilizzare il Devil Phone per sentire che cosa ne pensa lo zio Lu giù agli inferi di tutto quello di cui abbiamo parlato questa sera. Perché insomma un parere autorevole da parte di un personaggio del genere io francamente me lo aspetterei, ed è qualcosa che potrebbe essere rilevante. Adesso andiamo a toglierci una cuffia e vediamo un po' chiamata. Vediamo un po' che cosa ci dice, il numero è sempre lo stesso. Oh, vediamo qua se ci darà risposte, che cosa. Suona libero come al solito, vediamo effettivamente se così è. Oh, eccoci Lu! Lo so che ti ho chiamato l'altro ieri, però... Ah! Sta dicendo che stava guardando il Grande Fratello e che quindi gli ho rotto i coglioni, fondamentalmente. Va bene, dai, dacci un parere però su quello che hai visto. Tanto tu comunque lo sai a priori. Va bene, dai, ti metto in comunicazione con loro. Grande Lu. Eccolo qua. Vai Lu!
Buonasera Teo, ma tu sai che a parte gli scherzi, quei fenomeni del Grande Fratello mi fanno ridere davvero. Io poche volte ho visto gente del genere, ti assicuro che di gente fenomenale, ecco, mettiamola così, ne ho vista tanta e ce ne ho qua tanta. Comunque, a proposito della tua puntata, insomma, il reverendo Jones ce l'ho qua in mia custodia, è veramente un simpaticone, eh? Sappiamo come divertirci. Decisamente assieme, ma me ne ha fatti scappare un sacco, cioè me ne ha fatti scappare quasi mille. Non è che abbia molto altro da dire. Niente, ripeto semplicemente quanto io ti voglio bene e considera che mi sto perdendo il Grande Fratello, quindi credo di poter dire tutto con questo. Cioè, sostanzialmente mi vuoi bene perché hai deciso di guardare la mia trasmissione con loro, anche quelli che ci guardano, e non guardare il Grande Fratello. Quanto siamo? La 75esima puntata? Ok. Va bene, guarda che la prossima volta mi devi passare qualcuno, eh? La prossima volta abbiamo una serata domenica, abbiamo una serata di gente con appetiti speciali, quindi qualcuno me lo devi passare, non puoi parlarmi solo tu, eh? Va bene. Ah, ok, sì, va bene. Va bene, mi ha detto un altro saluto veloce, ragazzi. Vai, Lu! Sì, ragazzi, passate attraverso Teo, fate quello che volete, fatemi delle domande. Questa cosa di essere live incomincia a piacermi, devo dire la verità. Che dire, vi aspetto calorosamente. Alla prossima, ciao ciao. Non hai manie di protagonismo, eh? Va bene, dai, ci sentiamo domenica allora. Buona visione. Ciao ciao Lu. Oh, il Grande Fratello, ragazzi. Vabbè, mi ha dato l'occasione in realtà per ripensare al fatto che e per ribadirvi il fatto che domenica abbiamo una puntata che si occuperà di qualcosa di eccezionale. Provate a suggerirmi il titolo, io ce n'ho già uno in mente, però indovina chi viene a cena. Parliamo di qualche appetito veramente speciale, veramente speciale. Che dire, ragazzi, spero che la puntata di stasera sul Reverendo Jones e su questa schifezza di utilizzo dei sistemi sociali, collettivisti, uniti a una sorta di pseudo-religione, vi sia, fra virgolette, piaciuta. Non sono sicuramente argomenti edificanti, come dire, ma questo è il punto e dobbiamo andare al centro non tanto di quello che è il sangue e i cadaveri che abbiamo visto, sì, nel finale, ma di quelle che sono le motivazioni di tipo ambientale, educativo, le motivazioni sociali e tutte le connivenze politiche e religiose che stanno alla base di cose che speriamo seriamente non possano accadere, anche se onestamente io mi auguro veramente che qualcosa di così eccezionale in male non possa davvero più accadere. Che dire, io sono il Teo Crackapart, se volete vedere le mie opere andate a vedere su Instagram @crackapart. Tutto ciò che faccio in termini pittorici e di scrittura e quant'altro. Per il resto, vi ringrazio per essere stati con me, con noi. Mettete un mi piace e seguite Ground Zero Channel se vi piace questa, nuova stagione che stiamo facendo. E che altro dire? Vi ringrazio veramente tanto per essere stati con noi e passate una buona serata. Ci vediamo domenica con gente dagli appetiti veramente, veramente speciali. Buonanotte, dal Teo.